Due giovani marocchini di 27 e 17 anni, residenti uno a Capannoli e l'altro ad Altopascio, sono stati arrestati dal personale del commissariato di polizia di Viareggio a distanza di poche ore dopo aver rapinato due diciottenni all'uscita di una discoteca sul lungomare di Marina di Pietrasanta, un turista di Lamporecchio ed un ragazzo di Pietrasanta al quale, sotto la minaccia di coltelli, hanno portato via i telefonini cellulari. Gli episodi sono avvenuti il primo intorno alle 1.30 e l'altro alle 4.30. Il dirigente del commissariato Raffaele Gargiulo evidenzia la risposta immediata che è stata data dalla polizia per assicurare alla giustizia gli autori della rapina. Si tratta di fatti gravi perché le vittime erano giovani e perché non sono stati utilizzati due grossi coltelli per commettere le rapine e derubare i malcapitati dei telefoni cellulari. Nel pomeriggio di venerdì in via Rossini, una traversa del lungomare di Viareggio, sono stati bloccati due ragazzi ospiti in un campo nomadi a Torino, trovati con degli attrezzi atti allo scasso. Un sedicenne ed una ragazza di 18 anni, fermati prima che potessero mettere a segno qualche furto in appartamenti.